Con il completamento del mix di questo secondo brano siamo giunti anche alla fine del corso. Prima di esportare il mix definitivo si dovrebbero ricontrollare meticolosamente tutti i volumi e apportare eventuali finiture, magari dopo aver fatto riposare le orecchie. Una cosa senza dubbio importante è dare uno sguardo anche ai livelli audio. Possono esserci di aiuto per capire come è stato realizzato il missaggio e con quali presupposti andiamo alla fase successiva della lavorazione, ovvero il mastering. L'analizzatore mostra un buon equilibrio del brano. Così come la stereofonia. Anche la correlazione di fase è corretta. Apriamo ora lo strumento che ci consente di vedere i livelli audio. Più che il livello di picco, che come ho più volte detto anche in altri corsi, non ci interessa più di tanto se preso da solo, è importante valutare il livello RMS, che se messo in relazione con quello di picco, ci fornisce il range dinamico del brano. Nella musica elettronica soprattutto, il range dinamico è molto importante poiché può essere un indicatore per la riuscita del mix. Se avessimo un valore troppo alto, quindi troppa escursione dinamica, potrebbe significare che in fase di mix non abbiamo lavorato bene, o che ancora prima, cioè nella fase di arrangiamento, non abbiamo fatto una scelta adeguata dei suoni. Al contrario, se avessimo un valore troppo basso, significherebbe aver esagerato con compressori e limiter e in tal caso avremo un risultato in distorsione. Detto questo, non si deve certo mixare con l'ansia del range dinamico, tuttavia a fine lavoro un'occhiata può essere la conferma di un buon lavoro. Leggiamo i livelli. Abbiamo un range dinamico di circa 6 dB, anche meno. È un ottimo valore, abbiamo lavorato bene. Questo significa che in fase di mastering si potrà raggiungere il livello ottimale senza compromettere la dinamica del brano, concentrandosi invece sulla resa finale, sistemando ogni sfumatura sonora piuttosto che il suo volume. Preparare o realizzare il mastering per il progetto così impostato, oltretutto, diventa molto semplice, poiché abbiamo già gli stem suddivisi per categoria di suono. Come ho spiegato anche nel videocorso sul mastering, avere gli stem è un'opportunità in più perché si potrà intervenire in modo mirato sulle sezioni che necessitano una modifica, piuttosto che sul file stereo. Se poi abbiniamo questo all'uso della tecnica MS, anch'essa spiegata nel corso di mastering, avremo il massimo della flessibilità. Un esempio possiamo farlo anche ora. Prendiamo lo stem di batteria. Come notate, avevo già impostato il mixer con un equalizzatore in grado di lavorare nella modalità MS. Ed infatti abbiamo due canali di equalizzazione, il primo che lavora sul mid e il secondo sul side. Grazie a questo strumento inserito sul master, tra l'altro gratuito, isoliamo l'ascolto side. Ciò che sentiamo sono i suoni disposti ai lati della stereofonia, ma anche infatti tutta la parte bassa delle frequenze data dalla cassa e dagli altri suoni. Per un maggior senso di stereofonia, filtro leggermente le frequenze basse. Preferisco lasciarle solo sul canale mid. Ok, ora vado nel mid. Qui abbiamo la possibilità di orientare l'intero suono della sezione di batteria come meglio crediamo. Ad esempio, possiamo rendere il suono più morbido attenuando le frequenze attorno ai 300 Hz. Ovviamente qui stiamo facendo solo delle finiture, non saranno mai interventi esagerati, bensì di pochi dB. Ok, ascoltiamo.
Lo stesso si può fare sul canale master. Sentiamo il canale side di tutto il brano. Anche qui posso filtrare leggermente le frequenze basse già presenti nel mid. Ci fermiamo, qui stiamo già ragionando in termini di mastering, questo era solo un esempio. Come vedete si deve affrontare una sessione di missaggio con tanta pazienza e tempo a sufficienza per valutare bene come ogni singolo suono debba essere trattato perché dia il giusto contributo e valorizzi l'arrangiamento. Bene, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver acquistato questo corso, sperando che il percorso fatto insieme in questo lavoro sia stato di vostro aiuto.